YouTube, sì, vostro Filippo Ferenza qui con una nuova drink review. Oggi parleremo di una nuova e credo mai vista Guinness, ovvero la Guinness Draft Stout. La Guinness, famosissima azienda scozzese, famosa in tutto il mondo per la sua birra, dalla colorazione scura, buonissima, profumata, amarostica, dalla schiuma bella densa e corposa, decide di farmi prendere questa bella novità dallo scaffale e fare una bella recensione per voi. 330 ml pagati 1,59 euro, un form factor come potete vedere che richiama tantissimo la classica Guinness, però con un artwork veramente degno di nota. Ovviamente la famosissima arpa che c'è in tutte quante le bottiglie, in tutte quante le lattine o nelle spille o negli apri bottiglie, insomma in qualsiasi cosa targata Guinness. Strano da dire, ma la Guinness mi consiglia di berla direttamente dalla bottiglia, ma siccome io sono molto curioso farò due test, uno gustativo e l'altro visivo. Quindi prendiamo il nostro apribottiglie. Bicchiere, 45 gradi, e versiamo la nostra Guinness. Allora, visivamente è identica, spiccicata alla classica Guinness che avete bevuto da sempre. Olfattivamente è molto più profumata. Si sente molto di più le tonalità di caffè, amarostiche, corposo, da ovviamente il colore classico scuro alla schiuma bianca tipica della famiglia Guinness. E ora passiamo all'assaggio. Prima della bottiglia. Buona, amarostica al punto giusto, si sente quel tocco di fumo tipico della famiglia Guinness. Molto più rinfrescante rispetto alla classica Guinness da cui noi siamo abituati. Si sente molto la tonalità di caffè, di caramello quasi bruciacchiato. Un sapore famosissimo, gustoso e inconfondibile. E ora proviamolo direttamente dal bicchiere. È incredibile come lo stesso prodotto, ma bevuto in due condizioni differenti, ti possa fare cambiare totalmente o quasi il gusto di un prodotto. Qui è come se la birra in un certo senso svanisse, quel sapore amarostico diventa quasi amabile. Non si sente quel retrogusto molto intenso di caramello e caffè come ho detto prima, anzi quasi quasi svanisce in bocca ed è un peccato veramente. Quindi vi posso dire che se la Guinness ci ha consigliato di berla direttamente dalla bottiglia, ascoltatela e non fate come ho fatto io provandola in un bicchiere. Però, dico però, se anche voi notate le due differenze, fatemelo sapere. E quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione della nuova Guinness Draft Stout vi sia piaciuta. Ovviamente non sono stato pagato dalla Guinness per fare questa recensione, perché altrimenti avrei il frigo pieno di birra, invece in questo caso ci sono solo fagiolini, broccoli e qualche fetta e qualche petto di pollo buttato qua e là. Ci vediamo la prossima volta con una nuova drink review. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetevi piace al video, condividetelo ovunque, ditemi se vi piace la Guinness, se vi piacciono altre birre, se vi piacciono altri tipi di Guinness, oppure se non vi piace, scrivete tutto qua sotto. Alla prossima, ciao 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 ciao!